Allora, cari amici, cominciamo anche oggi, meravigliosa giornata gennuarina, gennuarina di vero pieno gennaio. Tra l'altro, stamattina ho visto che il Terminillo è pieno di neve. Allora, quando il Terminillo è pieno di neve a metà gennaio, è probabile che rimanga della neve da sciare anche fino a marzo inoltrato, se non direttamente a metà aprile. Lo dico così per chi è appassionato di sci. Io ero appassionato di sci, adesso mi piacerebbe pure ritornarci, ma l'età incomincia a farsi sentire. Allora incominciamo la rassegna stampa. La prima è questa. Questa è un giornale di cui leggeremo alcuni dati, perché qui ci sono dei dati veramente interessanti. Questi dati non è che siano segreti, ma se uno non li legge poi non se li ricorda. Io ad esempio, questo è un numero di Contropiano per la rete dei comunisti, è un numero di qualche tempo fa, però ecco, esempio, mi pare che questo sia datato a meno di un annetto fa. Leggiamo alcune cose perché sono importanti. Allora, intanto lo stock del debito pubblico dell'Italia. 18 anni di macelleria sociale e siamo tornati peggio che al punto di partenza. Allora, questi per me sono dei punti essenziali. Se uno non ha in testa questi concetti, cosa cazzo capisce di quello che accade? Noi sappiamo così qualcosa dal giornale, dalla televisione, ma quello che accade, questi numeri dovrebbero essere sempre sotto gli occhi dei nostri amici. Allora, 18 anni di macelleria, il debito pubblico in percentuale sul PIL. 1992, quando incomincia tutto il macello. 102.7. 1997. 118.1. 2004. 103.8. 2007. 103.5. 2009 115.8, 2010 118.2. C'è stato un leggero calo, che noi sappiamo anche determinato da che cosa, da certi marchingegni di carattere internazionale, gestito da questi signori, quelli che hanno voluto questa tipologia di Europa, però poi dopo è cominciato a salire, qui siamo nel 10, oggi siamo nel 15. Gli interessi pagati ogni anno sui titoli del debito pubblico italiano. 1971, i miliardi di euro, in miliardi di euro. 1971-73, 1991-73, 1992-88, 1993-94, 1996-111, 1999-73.5, 2003-68.3, 2008-80. Quindi anche lì abbiamo avuto un piccolo calo, perché c'è stato anche delle vendite forzate, anzi sotto vendite, vendite sotto costo, però qualcosa è entrato, anche se è un decimo di quello che avrei potuto entrare, ma questa è un'altra faccenda. E questi sono dati che dobbiamo avere presente. Tenete presente che gli interessi, noi abbiamo più volte detto che cos'è il debito pubblico, qual è il concetto del debito pubblico, abbiamo fatto vedere delle cartelle del debito pubblico, perché che cos'è il debito pubblico? Il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei suoi cittadini, questo è il debito dovrebbe pubblico. Invece adesso per debito pubblico chiamano gli interessi che questi stronzi delinquenti pagano alle grandi banche finanziarie. E qui c'è scritto, guardano un po', prosegui un po' tu, guarda un'altra di queste tavole. E quale? Quella degli interessi? Ce ne sono tutte qua, guarda. C'è anche la variante dei detentori. Allora, diciamo, dei crediti. Le imposte totali versate allo Stato dagli italiani. Imposte dirette 2113 miliardi di euro, 9 nel 2000, 2003 178,7, in tre anni in aumento del 50%, abbondante 60, nel 2008 241, sempre un incremento del 60%,
Imposte dirette invece nel 2000, cioè quelle di prima erano le dirette, queste sono le indirette, nel 2000 147,5, nel 2003 186,7, cioè un 20% in più, nel 2008 210,5, e cioè sempre attorno al 15-20% in più. Questi sono dati che devono essere depurati un po' anche dai valori inflattivi, dall'inflazione. È chiaro che la moneta vale di meno, quindi c'è un rapporto, ma non è un rapporto ragionevole, cioè non è che l'aumento delle imposte sia in proporzione all'aumento dell'inflazione. No, ma che l'aumento delle imposte sia corrisposto a una diminuzione del debito pubblico. Oltretutto, quello assolutamente no. Sono aumentate le imposte esponenzialmente, ma il debito pubblico è sempre esattamente quello. Chissà come, chissà perché. E poi guarda che ci sono anche degli altri. No, ma il bello è che poi comunque sia, rimane sempre sopra al 100%, quando invece per oltre 50 anni il debito è sempre stato compreso fra il 50 e il 60% del prodotto interno lordo. Esattamente. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una intenzionalità di sottrarre, di succhiare linfa vitale dai beni dello Stato. Esatto, per darli allo Signore. Per darli allo Signore, mantenendo sempre il livello di indebitamento uguale o superiore. Esattamente. E quindi questo è quanto è stato programmato dagli usurai, dal mondo degli usurai. E i politici, l'uno, l'altro, e adesso ci arriviamo tutti. Allora, perché stanno tutti sistemando a ubbidire? Perché ubbidiscono? Perché comunque loro hanno il pane garantito. Eccolo qui. Esattamente. Allora, i dirigenti nel 2007 guadagnavano mediamente anno 101.334, nel 2008 103.424, nel 2009 addirittura un salto epocale 134.342. Senza contare, cioè, le regalie in un anno extra hanno aumentato del 30%. Senza contare le regalie extra, l'automobile aziendale. I quadri invece sono già quelli con mezzo cetriolo nel culo, certo, che guadagnavano nel 2007 50.346, nel 2008 51.018, nel 2009 51.804, quindi più o meno stanno sempre lì. Il quadro non si muove perché è tenuto sistematicamente sotto controllo dal sistema, esatto, e dagli accordi che ci sono tra la Confindustria intesa in senso lato, anche se è lo Stato, e le cosiddette organizzazioni sindacali strapagate per contenere il ruolo e la funzione a livello di mezzo milione di euro l'anno di emolumenti sotto vario titolo, la signora Camusso e gli altri, dai 350.000 ai 500.000 euro. Esattamente, per tenere che io fosse un operaio, sì, la prima cosa che faccio, come entra in fabbrica quella, la scanno. E me la mangio a colazione, cioè, allora poi vedi gli operai impiegati 2007 25.340 euro di paga media lorda annuale, 2008 25.340, tale quale, 2009, qui c'è stato, oddio, 26.151, un incremento dell'1-2%. Seguita qualche agitazione degli impiegati e categorie operai, 2007 21.484 di retribuzione lorda annuale, 2008 21.484, idem, con patatine, nel 2009 addirittura, apri di cielo, 21.723. Allora, io dico, fossi un operaio, fossi un impiegato, come minimo... Ma no, operai che non sono più gli operai di una volta, ma i sappatori, come, gente acculturata, o dovrebbe essere. Come minimo ti levo il contributo mensile che ti do del 4%, no? Esattamente. Per le trattenute sindacali, come minimo. Ti devo far morire di fame. Esattamente. No? A parte che per far morire di fame un'associazione che ha 5.000 miliardi di immobili in Italia è un po' difficile, insomma, cioè, no? Però guarda caso, non li dà agli operai, li affitta naturale alle classi medie, addirittura a mo' di uffici, no? Rappresentanze di vario genere. Ma ieri sera in TV hanno fatto vedere una cosa allucinante, hanno fatto vedere, mi pare che fosse a Striscia la Notizia, che qualcuno ha fatto una proposta di legge per togliere, ma questo è vero, cari amici, qui c'è della gente che fa il parlamentare così. Allora,
Allora, è inutile che ghigni, diccelo pure a noi. Per far ridere, ma l'ha detto alla televisione. Allora, la proposta di legge era finalizzata a far togliere l'IVA ai Tampax. Sì, io l'ho sentito. L'hai sentito? Cosa? L'ha detto ieri. Questi sono i nostri parlamentari. No, ma il bello, allora, qui invece c'è... Bisogna dire che noi non siamo comunisti, siamo al contrario. No, vabbè, ma questi ma sono la, comunisti, i comunisti diciamo, che la, ce l'hanno bene. La, sì, ma la filosofia che contraddistingue il comunismo originale, cioè il socialismo di nascita, è quello che ci contraddistingue nettamente anche a noi. Cioè è la nostra noi motivazione di essere. Io sono sempre stato socialista, socialista nazionale. È certo. Ovviamente, certo, non internazionalista. È certo. Sappiamo chi sono. Assolutamente. E quindi ecco, va detto, letto qualcosa ancora, il welfare dei miserabili. I destinatari delle misure di protezione sociale sono una piccolissima minoranza. Il governo, gli opinionisti del Corriere della Sera o del Sole 24 Ore, che sono il governo in realtà, e sono quelli che controllano il governo. No, sono quelli che controllano il governo. Affermano che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi. Oh cazzo, non me ne ero mai accorto, ho sempre tirato la cinghia. E che il welfare state italiano va inesorabilmente deviato. Anche questa è una sanguinosa menzogna smentita dalla realtà. Sulla base dei dati, gli aiuti alle famiglie previsti dai sistemi di protezione sociale, bonus elettrico o del gas, social card, assegni per i figli, di fatto aiutano solo il 5% delle famiglie italiane che hanno 3 o più figli. I discorsi sul quoziente familiare agitati dalla destra sono dunque del tutto risibili, pure quelli della cosiddetta destra, che non c'ha un cazzo di sociale pure lei. Oh, ricordatevi, cari amici, che io ho potuto campare bene... campare bene avendo ben 3 figli grazie agli assegni familiari, ricordiamocelo questo, poi alla fine l'hanno tolti perché dava fastidio, perché si voleva ridurre la popolazione italiana, non si volevano aiutare le famiglie, allora, si voleva passare i soldi sotto forma di regalie, 500 euro agli 18enni, idiozie che sono un cretino. Ascolta un attimo, e qui entriamo in un tema allargato, bisogna allargare un po' la visuale e comprendere nel discorso altri concetti, elementi che devono essere integrati in questo ragionamento. E cioè, ecco qui la struttura delle famiglie italiane. Census, rapporto Census del 2009. Senza figli il 53,4%. Con un figlio il 21%, con 2 figli il 19,5%, con 3 figli il 4,4%, con più di 3 figli lo 0,7%. Questa è la realtà, allora, di questo paese. Perché sono diventati così distaccati e odianti la famiglia, gli italiani? Che è successo? È successo semplicemente quello che diceva Giorgio poco fa, che lo Stato sociale da qualche anno, o un bel po' di anni oramai, non esiste più, e quindi mantenere un figlio con un livello di tenore di vita decoroso è per la famiglia italiana, con i dati che abbiamo visto prima, impossibile. O uno ha alle spalle delle altre entrate oltre quelle del lavoro, perché con 21.000 euro ci si campa poco in 4 o 5 o 6, no? No, soprattutto persone. Perché sia il marito che la moglie lavorano tutti e due, e lavorando tutti e due la situazione diventa maggiormente tragica, perché o ci sono questi lavoratori, per modo di dire, e li vediamo, ma devono essere degli statali, devono essere dei parastatali, quelli che si fanno timbrare il cartellino dal collega, certo, certo. Ma se non è così, la donna cosa fa? Va a lavorare in una condizione veramente di morale molto, molto stressante, perché sta sempre a pensare, dovrebbe lavorare, ma sta sempre a pensare cosa succederà ai figli. Ah, sì, certo. E come fai? Certo. Capito? Ecco. Allora, l'uomo invece che lavora e che magari è retribuito in maniera adeguata, sa perfettamente che questa retribuzione permette alla moglie di rimanere a casa, accudire alla casa. Con tenori di vita sicuramente diversi da quelli attuali. 50 anni fa i nostri padri
campavano tranquillamente una famiglia di 3 o 4 figli, esatto, lavorando in una sola persona. Esattamente. È chiaro che il tenore di vita era diverso, non c'erano l'automobile, non c'era magari il televisore o il frigorifero, erano diciamo rarità destinate a una ristretta cerchia di persone, però la media delle persone, quindi il tenore di vita medio era quello, e quindi una sola persona riusciva a mantenere 3, 4, 5, 6 persone di famiglia in maniera adeguata. Certamente. E invece oggi questo non è più possibile. Dirò di più, per dire a livello intenzionale di decadenza stanno portando questi mascalzoni, quelli che stanno al governo e quelli che li comandano, stanno portando il popolo italiano. Io ricordo che quanti miei figli facevano, no, l'hanno avuto fin tanto che sono andati all'università, e non solo io potevo contare su assegni familiari congrui, ma poi avevo da parte aziendale un premio dello studio, delle borse di studio che venivano date in funzione dei voti che ottenevano i ragazzi. Quindi io a fine anno inviavo fotocopia delle pagelle e in funzione delle medie dei miei figli, e questi l'azienda mi dava dei soldi. Non saranno stati molti, ma a questo punto era indicativo, c'era una formula di premio. Esatto, era un incentivo dello studio e contemporaneamente era un'ulteriore integrazione allo stipendio. Non solo allo stipendio, ma agli assegni familiari. Certo, è chiaro. E quindi per questo, per dire che non è casuale tutto questo, cioè questo fatto che una famiglia su due non abbia figli è indicativo di una intenzione di conduzione sociale, cioè quando tu non stai, è lo Stato che decide quello che poi appare essere una decisione personale. O chi gestisce lo Stato. Certamente. Lo Stato, se avesse dato integrazioni a uno stipendio pari a quello che danno in Francia, dove per ogni figlio danno tutto un aumento di stipendio congruo per il mantenimento del figlio, più tanti altri benefit che non sto a dire, e lo stesso vale anche in altri stati, non solo in Francia, ma tu pensi in Svizzera, in Austria, in Svezia dove una donna che risulta che non è sposata, quindi ci sono moltissime famiglie che non si sono unite con un matrimonio regolare, certo, una donna riceve fior di migliaia di euro qualora avesse dei figli, certo, capito? Questo avviene anche in Germania. Certo. Allora, il dato di fatto che se ne deduce a prima vista è che questi vogliono far estinguere nel giro di 4 o 5 generazioni la razza italiana. Esattamente. Non c'è ombra di dubbio. Cioè, se noi contribuiamo a non fare figli, ogni 20 anni, ogni 25 anni perdiamo una generazione, mezza generazione. Quindi di mezza generazione in mezza generazione, dopo 3 generazioni abbiamo dunque il 50, 75 più 12 e 50, l'87% della popolazione italiana è meno, solo in 3 generazioni. E questo si accompagna al progetto pretesto. Esattamente. dell'immigrazione forzata. Esattamente. Esattamente quello che è successo, non che raccontano i libri di storia del cazzo che voi leggete a scuola o all'università. Le cosiddette invasioni barbariche non sono state affatto fatte con la violenza o con lo sterminio o con l'assalto alla baionetta. Ogni tanto qualche scaramuccio c'era, ma il grosso dell'invasione barbarica è avvenuta così come sta avvenendo ora. Esattamente. Bonariamente, senza violenza, si infiltravano all'interno dello Stato come servitori, come schiavi, come cazzo vi pare, dopo 2 o 3 generazioni erano cittadini romani integrati perfettamente e che però facevano gli interessi della loro genia, della loro etnia, non della genia italiana latina, romano latina. È chiaro. E questo anche sta succedendo adesso. Fortunatamente dobbiamo dire che quelle invasioni barbariche nordiche hanno rinvigorito un certo sangue abbastanza scoglionato dal cristianesimo soprattutto. Certo, esattamente. E da irruzioni dal sud comunque. Esattamente come succede adesso. Cioè, questa cosa che sta avvenendo adesso è stata messa in atto intenzionalmente, consapevolmente e con conoscenze dirette di quello che sta succedendo adesso, perché io sono convinto che non è vero affatto che le biblioteche antiche siano andate tutte distrutte. Io sono sicuro che il signor
San Benedetto, il cosiddetto San Benedetto da Norcia, il vero norcino. Sì, è il fondatore della prima abbazia di Cassino e di tutte le altre successive. In realtà, come noi sappiamo, non era affatto un santo predicatore che andava in giro povero macilento a raccogliere, come noi vediamo oggi, abbiamo visto, oggi non li vediamo più magari, i frati raccoglitori, no, che andavano in giro raccolgono, a mendicare, no? Ecco. No, no, lui era, e questo ormai è assodato, era rettore di un'università romana, il quale a un certo punto, quando è arrivato il periodo delle guerre goto-bizantine e successivamente tutto il resto, ha pensato bene, prima di andare a subire altri ulteriori affronti alla sua persona, eccetera, eccetera, ha detto: io me ne vado e mi porto via il seguito di amici, colleghi, eccetera, e fondiamo una comunità. Buon ritiro. Esatto, il buon ritiro. E quindi ha messo in piedi la sua, portato da Roma tutti i suoi libri, la sua biblioteca personale o quella dell'università o dello studio dove stava, insomma, dove portava avanti la sua attività, e se l'è portata a Monte Cassino. E da lì poi ha messo in piedi una struttura, un protocollo praticamente, e ha replicato infinite volte, salvando tutto quello che c'è da fare con gli amanuensi, eccetera. E allora lì noi abbiamo accesso alle biblioteche vaticane? Col cazzo, se non fai una domanda due o tre anni prima e ti fanno il pelo e contropelo al bucio del culo, col cazzo che entri alla biblioteca gregoriana e compagnia bella. Tu hai detto giustamente, ti fanno... E tanto è vero che avevano assunto la Ciao Qui, che doveva andare lì a conteggiare i peli del culo, capito? Questo. Sì. Poi si è stancata e dice: ma forse è meglio fare qualcos'altro. Meglio che faccio la raccolta dei funghetti. Sì, appunto. Un funghetto per volta. E quindi qui siamo nel marasma più totale, cari amici. Ma nel marasma più totale la gente che non sa le cose, perché noi che sappiamo le cose, non solo sappiamo come comportarci, ma potremmo dare indicazioni. Invece, quando diamo qualche indicazione, ci dicono che siamo prezzolati, che siamo degli hackeristi o dei bunker, che siamo dei disinformati, che stiamo diciamo, dicendo delle cazzate, che non è vero che facciamo le denunce perché i bolli dei carabinieri sono falsi. Poi che altro? Si attaccano a tutto. Cioè, quando uno non vuole fare un cazzo, qualunque scusa è buona. Invece di venire qui a chiederci: per favore, fateci anche noi entrare e aiutare a quello che già voi avete fatto e contribuire a quello che avete fatto, ci dileggiano. Allora, queste persone, diciamo subito, meritano di essere maltrattate. Se moriranno di fame, noi gioiremo. Ma è guaio che moriranno di fame pure altre tantissime milioni di persone. Per è lì il problema. Chi non si sa ribellare ha diritto di soccombere. Allora diciamolo in maniera molto chiara: per chi vuole venire a mestare qui tra di noi, noi le cose le abbiamo fatte, noi le cose continuiamo a farle, noi ciò che avviene lo denunciamo, ben chiaro, se non ti va bene te la pigli in saccoccia. E abbiamo ben chiaro qual è il nostro tragitto, il nostro percorso, le nostre fasi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è inutile che ci dileggiate, perché qualunque cosa voi diciate, a meno che non fate, non incide minimamente in quello che noi è la nostra attività e la nostra spiega intenzione. Perché diciamo queste cose, però spiega. Di dove i nostri amici possono andare a trovare quel video molto importante che è stato pubblicato in un grosso Attivo TV, che ci ha avuto da novembre ad adesso 48.000 visite, che non è cosa da poco. Tra queste, ovviamente, il 99% erano consenzienti, non hanno obiettato. Quelli che hanno obiettato hanno detto le idiozie che Orazio adesso ha citato, cioè, teniamoci bene. Quindi andate su Attivo TV, ve lo consigliamo. Ma soprattutto andate su www.albamediterranea.com, sì, questo per quanto ci riguarda. Albamed su YouTube e Alba Mediterranea sempre su YouTube. D'accordo, questo è il nostro sito, però se voi andate su questo blog troverete moltissimi video del tutto interessanti, anzi molto interessanti, perché è una raccolta veramente di video interessanti. Loro hanno pubblicato di tutte le denunce che noi abbiamo fatto solo quella che interessava direttamente
Renzi, vi vedete anche quella, e se vi volete divertire leggete i commenti che quei pochi che li hanno scritti, per nostra fortuna, se no avremmo dovuto dedurre che il popolo italiano è composto in prevalenza esclusivamente a testa di cazzo. No, c'è anche qualcuno che ha commentato, esatto, e che ha detto le cose concrete, cose serie, cose propositive. Allora, è troppo, cioè noi siamo, e qui va fatta una postilla, qui va fatto, diciamo, una indagine psicanalitica del popolo italiano. E come diceva bene un notissimo critico d'arte e letterato degli anni 50, Berenson, no? No, era un altro, adesso non mi viene in mente, un nome famosissimo, adesso non mi viene in mente però, che diceva che gli italiani sono un popolo che è abilissimo nel saltare sul carro del vincitore, sì, quando come altri popoli, sì, beh, sì, non, e questo è sempre, diciamo, autolesionismo a quattro soldi alla fine, perché non è vero affatto che noi siamo così, siamo esattamente come gli altri, però abbiamo una caratteristica, diciamo, peculiare, che è quella di dileggiare l'avversario. Invece l'avversario, che in questo caso siamo noi, va, noi invece ci comportiamo come adesso dico, l'avversario va sempre stimato, perché se tu non lo consideri e non lo stimi, l'avversario ha già vinto, perché tu non sai calcolare esattamente il suo valore, e un avversario che ti è di fronte è comunque uno che lui ritiene essere pari a te come valore, se non superiore. Quindi, perché se no uno scappa, no? Se c'è un avversario che è più debole, l'avversario è meglio scemo. A un certo punto vede che tu sei invincibile da lui, e che quindi gli conviene, per mantenersi in vita e per provare a fare quelle cose che già faceva prima, gli conviene fuggire, non incontrarti, no? Viceversa, se lui sta lì e ti attende a passo fermo, vuol dire che evidentemente lui ritiene che è pari tuo, e magari è pari tuo. Quindi tu lo devi considerare come se fosse non solo pari tuo, ma superiore a te, perché solo in quel modo tu riesci a capire le potenzialità che c'ha e a cercare di trovare la soluzione per ovviare a queste potenzialità che c'ha. Perché se non lo studi e non capisci chi è, come agisce psicologicamente prima che in tutte le altre sue manifestazioni del pensiero e dell'azione, tu non hai la possibilità di vincerlo. Ti castri da solo, ti sottrai una marea di potenzialità che potresti usare e che non usi, e molto facilmente può essere invece che il tuo avversario ti vinca. Nel caso mio, personalmente, io ho sempre considerato i miei avversari alla mia stregua, in quanto avversari e quindi controparte, e poi anche sicuramente con esperienze, con capacità e in alcuni casi anche proprio come attività professionale superiore alla mia, e nonostante questo però ho vinto. Perché? Perché ho sempre valutato ogni sua azione con la giusta misura, mentre invece lui al contrario mi sottovalutava e quindi ha perso. E per concludere questo video, leggiamo un'altra tavoletta qui, che è veramente molto interessante. Ma chi sono i possessori dei titoli di Stato del debito pubblico italiano? E l'abbiamo fatto già, noi abbiamo fatto una denuncia su questo, abbiamo fatto una denuncia delle 20 banche più importanti che detengono il debito pubblico italiano. I famigerati bot people sono ormai scomparsi. Eh sì. Dominano banche e investitori stranieri. E vediamo i dati. Questi dati sono, per una persona che ragiona, sono drammatici. Per il resto della gente andassero a vedere la partita di calcio, che quello che vi dica. Ma vi toglieranno anche quella. Io sono, guarda, ancorché noi difficile, sappiamo... Difficile, sarà una delle ultime cose che tolgono. Sì, ma le toglieranno anche quelle. Già adesso si sta incrinando il sistema e non so che cosa faranno per venirne a capo. In ogni caso il sistema è destinato a incrinarsi, non avrete più le partite di calcio. No, ma ce l'avranno, ma non avranno i soldi per andare, quindi. Oltretutto. Allora, famiglie in percentuale in possesso: nel 1991 il 58,6% delle famiglie aveva i bot. Nel 91, 7 anni dopo, nel 1998, erano già ridotte al 21,6%.
nel 2005 ridotte al 13,6%. Quindi il debito pubblico non è più in mano ai cittadini italiani. Vi avevo detto prima che cos'è il debito pubblico. Il debito pubblico è un debito che lo Stato contrae nei confronti dei cittadini italiani, quello è vero. Perché i cittadini italiani prestano i soldi allo Stato. Sì, però è fittizio perché rimane all'interno della famiglia, intesa in famiglia. Non è fittizio, ecco. Poi te lo restituiscono, sono i soldi che vengono restituiti, certo. E il cittadino partecipa fisicamente e moralmente al senso di collaborare con lo Stato. Nel suo interesse economico, è comproprietario dello Stato, guardate signori. Era. Ecco, quindi la comproprietà dello Stato non era soltanto il fatto che la Banca Centrale era di proprietà del popolo italiano, cosa che non è. Il debito era di proprietà del popolo italiano. Poi. Banche e assicurazioni. Le banche e assicurazioni avevano nel 91 il 25%, nel 98 il 46,9%, nel 2005 il 30%. Perché sono calate? Perché le hanno comprate le banche internazionali. Eccolo qui. Investitori stranieri in percentuale nel 91 erano il 6%, ricordatevi, questo è il livello di asservimento, questo è il progetto usuraio di schiavitù globalista, quando parliamo di globalizzazione è questo. Quindi nel 91, quando è andato al potere la cricca degli usurai in Italia, il dottor Sottile, magro, piccolo, racchio, stronzo, delinquente, canaglia, eccetera. Quindi quello nel 61 voleva fare la rivoluzione. Nel 61 voleva fare la rivoluzione, sì, contro la mammina che lo teneva troppo in braccio. 1991, investitori stranieri 6%. 1998, investitori stranieri 29,1%, 2005, investitori stranieri 53,5%, siamo completamente in mano alle banche straniere. A 10 anni siamo al 78%, ve lo do io, eccolo il dato. E con questo direi che per quanto riguarda questa è drammatico, questa prima, ma i numeri non si possono interpretare come si vuole, i numeri sono numeri, e i dati sono dati, e ognuno può dare e deviarli come vuole, può dare una propria interpretazione, ma comunque i dati sono dati. Esattamente. Che facciamo? Chiudiamo? Non so se vale la pena, questi l'abbiamo detti, i boiardi delle privatizzazioni, aziende... Sì, allora, l'ultima è la tavola dei boiardi delle privatizzazioni. Dirigenti strapagati per le SPA creati dagli enti locali, aziende ex municipalizzata SPA, allora A2A retribuzione dirigente presidente 912, queste sono le aziende ex municipalizzate. Ecco perché c'è quel gruppo dei boiardi che stanno lì, hai capito? Questa è tutta gente. No, ma fanno fallire le banche e prendono 1,5 milioni di liquidazione. Esattamente, ad anni di chi si suicida per aver creduto a questa cosa. È una cosa folle, cioè invece di metterli in galera e di sequestrargli tutti i beni suoi, perché dei figli, dei nonni, dello zio, come abbiamo perché visto per la signora Boschi, no, che c'è il nonno, lo zio, il parente, il cognato e il cugino di quarto grado, tutti dentro. E certo. Figli adulterini quelli hanno un altro nome e non vengono messi, capito? Allora, ACEA, allora abbiamo detto A2A, presidente 912, ACEA, qui siamo però indietro, qui siamo nel 2010, poi le retribuzioni sono esplose dopo, ACEA, presidente 290.000, ACEGAS, amministratore delegato 314.000, ACSM, amministratore delegato 225.000, Enia, amministratore delegato 275.000, ERA, che è l'ex municipalizzata dell'Emilia Romagna, ERA, che
funzionicchia, perché sai, in Emilia Romagna magari la gente si rompe i coglioni e gli va pure a bastonare, qua invece subiscono di tutto. Comunque era amministratore delegato 441.900, Iride presidente 551.000. Non so cos'è Iride, ma presumo che sia qualcosa che ha a che fare con la Liguria o con la Lombardia. E con questo abbiamo finito questa importantissima serie di tavole che sono state pubblicate in questo pregevole notiziario. Bene, ciao a tutti.